probabilmente anche nello spirito, perché anche Elisabetta era una benedetta da Dio, oltre a Maria. Comunque io so che c'è un primo cugino che mi somiglia. No, mi pare è stata prescelta. L'angelo apparve pure a Zaccaria. L'angelo apparve pure a Zaccaria, se non mi sbaglio, marito di Elisabetta. Non apparve solo a Maria. Franci, ascolta. Dopo Gesù ha avuto 7 figli Maria, mentre quelli che sta parlando Roberto erano i figli di, che vengono dalla generazione di, del suo primo profeta, parliamo di Giovanni Battista, di Marta, capito? Ecco perché sono cugini. Non so, si chiama San Guido Taddeo, è quello lì che si chiama Giuseppe. Battista, Giovanni Battista. È quello che ci ha tagliato la testa, che Missalina voleva la testa, giusto? Che il Signore l'ha andato a trovare in prigione. Aspetta, fermati, non è Missalina, è Salome. Sì, sì. Salome, la figlia di Erode Antipa. Ma sì, ma c'era una che si chiamava Messalina, era la moglie di quello lì, era la madre di quella ragazza. Messalina era la moglie di Erode Antipa. Lei era la moglie del fratello. Erodia. È in adulterio. Erodia e Salome. Perché questo uomo qui andava con la madre sia con la figlia, e lui per contentarlo l'ha tagliato la testa, per contentare lei e la figlia ha tagliato la testa di questo uomo. No, perché lei era sposa al fratello di Erode. Era sposa al fratello, Erode c'aveva un fratello. Ma ho capito, però io vedevo che lei faceva il fratello. Lo accusava, non andava più. La donna in moglie, perché era la moglie del fratello. Ah. E lui gliel'aveva rubata. Non so come ti sto dicendo, ma mi devo casuno. L'aveva presa in moglie. Stavo dicendo bene Roberto, Franci, perché stava in adulterio. Ma sto capendo. Infatti suo padre, Erode il Grande, fu mangiato, bestemmiando contro Dio, il padre di Gesù. Mangiato dai vermi, fu asso dalla testa ai piedi, mangiato dai vermi. Ma chi è quello? Il padre di Dio? No, il padre di Erode Antipa. Erode il Grande era chiamato il re. Poi è venuto Erode Antipa, il figlio, dopo la morte del padre. Ha preso il nome del papà allora? Sì, Erode il Grande, Erode Antipa. E poi c'aveva il fratello, colui che ha sottratto una moglie, è stato in adulterio. Erano i re dei tempi di Gesù. Però io so che Gesù è andato nel carcere per la finestra, ha toccato la mano a quello che ci ha tagliato la testa, come si chiama? Quello che tu stai dicendo è quando Giuda ha fatto arrestare Gesù, gli ha tagliato un orecchio. No, mi ascolti un attimo, se sbaglio mi fermi dopo. Allora io sto vedendo adesso che questo signore qua che ha battezzato Gesù l'hanno messo in galera, l'hanno messo sotto, avevano una volta le galere sotto terra, e Gesù sì, passando l'ha visto, e lui ci ha allungato la mano e non si è tirato su che aveva i ceppi e i piedi, e l'ha toccato la mano di Gesù. Allora, sai, quella scena, sai che cos'era? Ma ti spiego subito, è che Giovanni Battista mandò a dire a Gesù: se tu il Messia, era caduto un po' nell'incredulità, sei tu il Messia che doveva arrivare a Gerusalemme? E Gesù poi gli mandò il messaggio di conferma a Giovanni Battista. Appunto, Giovanni Battista dopo non ci hanno tagliato la testa per via di questa luce. Sì, allora, quello è stato un capriccio, sì. Allora non si voleva mettere contro Giovanni Battista. Questo vi voglio far capire. Era un capriccio di Salomè.
Appunto, ti sto dicendo. Perché li stava troppo svergognando con la verità e stava dicendo la verità al popolo. E allora perché loro si sentivano sotto accusa, fu prima imprigionato e poi fu tagliato la testa Giovanni Battista. Ecco, questo ti volevo che portare. Che diceva sempre, tu ravvediti, hai rubato la moglie di tuo fratello, che lo rinfacciava ogni giorno. Anche ho capito, lo ma cosa c'entrava se quell'altra sbaglia? Cioè, se lui sbagliava con la donna del fratello, cosa c'entrava la testa di Battista? Perché era scomodo, no? Era scomodo, era una cosa scomoda. Era un personaggio scomodo, no? Ho capito. Cioè, era una persona di troppo, era una persona di troppo, ho capito. Sì. Perché forse lui sapeva troppo. Lui sapeva troppo per non farlo parlare. Allora, quando la testa è stata tagliata a Giovanni Battista, perché la figlia, che era sotto il flusso del maligno, voleva la testa di Giovanni Battista proprio per togliere la vergogna che lui aveva annunciato davanti al popolo, la condizione del padre con la madre. Allora praticamente Salomè voleva la testa, se vuoi farmi un regalo, dammi la testa di Giovanni Battista. Sì, l'ho capito. Perché Giovanni Battista sarebbe troppo di quella famiglia. Lui non poteva toccare Giovanni Battista, era di Antipa, perché era l'unto di Dio, era il primo profeta che preparava la via a Gesù. Ma Salomè la voleva. Perché lei sapeva che Giovanni Battista sapeva troppo. L'hanno tolto di mezzo perché lui sapeva tutto. Eh sì, perché lui era il primo profeta che aveva la rivelazione, quindi. Il primo profeta della era una verità che loro riferivano. Riferiva e gli volevano. Erode non era stata una decisione di Erode, era stata una decisione della figlia come regalo, avete capito? Ma l'ho capita, lo so. Ma lui non fu veramente contro l'unto di Dio, perché andava contro l'ira di Dio sotto Giovanni Battista. Perché Giovanni Battista era stato. Anche lui di Dio. Perché era stato Giovanni Battista. Era stato chiamato per una missione. Per Dio, per battezzare in acqua, poi doveva Gesù battezzare di spirito di fuoco, di potenza, l'agnello di Dio per i peccati di mondo. Lui era il secondo battesimo, il primo battesimo era Giovanni Battista e portava la parola, e risultava in acqua e portava la parola. Giovanni Battista ne ha battezzati parecchio, tanti, dopo ho visto arrivare Gesù. Quando lui si vergognava di nemmeno allacciare le scarpe a Gesù, Giovanni Battista, Gesù disse fallo, e quando lo fece la voce del Padre dal Regno dei Cieli si sentì bella chiaramente: questo è il mio figlio che mi sono compiaciuto in lui. Prima la colomba, è apparsa la colomba su Gesù. Perché era marcolando. Poi il Padre dal Regno dei Cieli bello chiaramente si è sentito in tutto il mondo che ha detto questo è il mio figlio che mi sono compiaciuto in lui. Lo so, la pulizia abbondante del mondo. Poi doveva affrontare quello che ci tormenta a noi ogni tanto nel mondo, quell'essere brutto che sta sotto i piedi nostri nel deserto. Doveva andare a affrontare lui nel deserto per 40 giorni. Lo so, l'attentato, che gli diceva buttati nella rupe e trasforma questi pietri in palme. Giovanni Battista con gli apostoli sulle rive del Giordano, vicini, ha detto: guardate, quello è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, e stava andando nel deserto a affrontare Satana. Lo so che dopo diceva: se sei figlio di Dio, perché non ti butti di questa rupe? Se sei figlio di Dio, perché non trasformi tutti i peccati? Che doveva mettere alla prova Satana, perché il Signore una parola solo l'ha fatto scappare dopo. Lo so, ma lo diceva, lui gli rispondeva: Gesù, non sfidare Dio tuo. E lui continuava.
dalle dietro, ti do questo, ti faceva vedere il lusso, li faceva vedere la questo. Prima parola che ha detto, se tu mi adori, io ti do tutti i regni di questa terra. Lo so, lui l'ha ricettato, lo so. Ti fece vedere perfino la guerra mondiale. Tutto. Le guerra cose mondiale. Brutte, cose e belle. Che lui provocava, Eh sì, eh. Comunque... dire vicino a Dio, guarda, gli esseri umani si autodistruggeranno da soli. Gesù l'ha detto, dopo di me ci saranno dei falsi profeti, ma il mondo l'ha fatto, non sarà più distrutto per mano di questa era il pensiero degli apostoli dopo la predicazione alle sette chiese, che aveva paura che uscivano falsi cristi, falsi profeti, falsi dottori, falsi pastori, questo è il pensiero degli apostoli dopo il grande mandato che Gesù ha dato, e loro sono andati nelle sette chiese, perché biblicamente sarebbe la metà della Turchia antica, e le sette chiese, l'Odicea, tutte le sette chiese che si trovavano nell'Asia minore, sarebbe la Turchia. In Turchia si trovavano le sette chiese bibliche, che hanno fatto una ricerca e hanno trovato i punti dove erano, dove gli apostoli predicavano la parola di Dio dopo il grande mandato. E poi c'era la chiesa di Dio. Che quando formavano le chiese, il pensiero degli apostoli, che quando formavano le chiese lasciavano amministratori a disposizione in ogni chiesa, in mezzo a loro poteva saltare questo falso profeta, questo falso apostolo, questo falso Cristo, questo falso dottore, questo pastore, e uscivano queste persone e predicavano un altro evangelo, perché in quei periodi fammi finire un attimo il discorso. In quei tempi, in mezzo a loro, quando loro formavano le chiese del Signore, c'erano tanti idoli, tante statue, tante cose in mezzo a quelle sette chiese, in quei sette paesi dove loro predicarono la parola e rimasero discepoli e rimasero amministratori a posto loro, e loro viaggiavano per tutto il mondo, perché Gesù il grande mandato ha dato agli apostoli di andare lì, fare discepoli e andare da un'altra parte, hai capito? Allora questo era il pensiero degli apostoli, la paura principale degli apostoli. Ne aveva 12, giusto o sbaglio? Ascoltami un attimo, ne aveva 12, no? Allora, tranne uno che era Giuda, quello che l'ha tradito, che si è impiccato. E poi hanno fatto un altro. Si è fatto impiccare. Allora, ascolta, erano sempre 12. Dopo che ha tradito Gesù, gli apostoli, Gesù fece fare una votazione per il 12° apostolo. Mattia. Fece fare una votazione per un'altra cosa, perché quello era il figlio della benedizione, era il suo cassiere, ma era il figlio della benedizione. Gesù lo sapeva bene, ma l'ha fatto anche amministratore dei suoi beni, figurati, era il cassiere di Gesù ai tempi di Gesù insieme ai 12 apostoli. Quando lui è morto, poi si è messo una macchina a colla e si è buttato morto fuori Gerusalemme, hanno fatto a sorte per il 12° apostolo, che camminava insieme a loro e predicava la parola del Signore insieme a loro. Mi sembra che l'ho letto sulla Bibbia, infatti sì, no, è scritto che il 12° furono gli apostoli, un'elezione, il Signore fece fare un'elezione proprio per il 12° dopo la morte del traditore, cioè dopo la morte del traditore, che ha tradito Gesù. Non esisteva solo Giuda, ma esisteva anche Giuda e Scariota. Erano due Giuda. Il 12° chi diventò al posto di Giuda? A te chi ti risulta? Era un altro che fecero un uomo. Quello che so io, posso dire quello che so io, so che uno sta tolto di mezzo, io dico in parole povere perché non sono capace di esprimermi bene, no? Allora uno sta tolto di mezzo fuori, che si è ucciso, ok, va bene, sono rimasti 11, però questo dopo quanto dopo il Signore
Diciamo è morto, per farci capire che invece è ancora vivo. Diciamo l'hanno messo in croce, no? E dopo lui saluta la destra del padre, prima gli inferi, poi è andato alla destra del padre. E quanto ci sono divisi questi 12 apostoli, sono andati uno per la sua strada, tanto per farti capire, io ti dico, te lo dico così, no? Come io sono a Verona, tu sei lì, l'altro è là, io... Perciò ognuno dopo questi apostoli qua hanno predicato a modo loro. Allora che sono diventati evangelici, che sono diventati rabbini e che sono diventati musulmani, che hanno il Corano, hanno diviso così, ti ho capito? Ma il Signore l'ha mandato a predicare una parola vera e sono dopo sono stati loro che sono stati coniugati. Allora, la parola del Regno dei Cieli, il grande mandato in Romani 8:28, il grande mandato, anche in Matteo, lo puoi trovare questo. La parola di Dio era unica, loro dovevano solo seminare in tutto il mondo e lasciare discepoli. Questo aveva mandato Gesù quando è andato via dal monte degli ulivi, non dal giardino di Gesù. Una grande nuvola, che erano migliaia e migliaia di angeli. Ha detto, gli angeli figurati che hanno richiamato gli apostoli, perché vi meravigliate? Come lo vedete andare via, così vi tornerà nella medesima, dice la parola, nella medesima situazione. Come la vedete, così ritornerà. E la parola dice che lui ritornerà come un fulmine da Levante a Ponente. Non andate dietro a questo, a quello, a quell'altro. Gesù ritornerà nella medesima situazione. Appunto che ti sto dicendo che lui l'ha mandato per predicare la sua parola, dopo ognuno ha fatto quello che ha voluto. Infatti ci vedi che ognuno ha fatto quello che ha voluto in questo mondo come si è ridotto. È questo che io ti faccio capire. Cioè la mia testa dormi forte, che io non leggo Bibbia, non leggo Bibbia, non leggo niente. La parola di Dio, sono morti tutti quanti martiri per l'Evangelo, per la parola di Dio. Nessuno si è tirato in giro. No, sono morti, però guarda quanta stirpe che ha lasciato e tutti tanti, quanta stirpe buona e quanta stirpe cattiva. Cioè, non è che io dico che lo devo condannare, ti sto dicendo quello che sono, capito? Guarda però cosa, allora uno pensano i marocchini che hanno il Corano, poi dicono che la Bibbia nostra è stata ricavata dal Corano, perché loro fanno le cose più giuste. Francesca, le religioni non hanno niente a che fare con quello che predichiamo io, tu, Angelo. Sì, ma ti sto dicendo, gli apostoli, non so. Quelli si salvano, quelli sono nati dopo le religioni. Sì, ma ti sto dicendo io quello che so. Come la Chiesa Cattolica che noi abbiamo predicato, quella è la canzone ufficiale. Noi la parola di Dio di parlare, Salvatore. L'ho capito, Ma l'ho capito. Ma se io volevo la religione, mi tenevo il mio Stato, mi tenevo la mia Chiesa, lo spaccavo tutto, l'ho capito. Io quello che voglio dire a te, ma possiamo mischiare la parola della fede con la le razze ci sono, dalla torre di Babele che tutte sono stati divisi lingue per lingue, nazione per nazione, questo è vero questa cosa qua. Ma non possiamo mischiare le religioni. Ma io non sto mischiando le religioni, ti sto dicendo soltanto. Ti posso dire una cosa, i musulmani hanno una Bibbia che è datata 6.667 anni, che non è uguale alla parola di Dio, che è uguale in tutto il mondo e l'hanno tutti quanti la parola di Dio, la Bibbia, che è uguale per tutti. Loro sono arretrati. Il Corano è di 6.667 anni fa e hanno due profeti, non hanno Dio, hanno Maometto e Allah. Questi sono, e girano intorno a una pietra alla Mecca, una pietra nera che dice che sì, il loro profeta, il loro Dio gliel'ha mandata dal cielo. Questa è la loro religione, sinteticamente.
musulmani sono fatti così. Ecco la Io ho sentito che la Bibbia l'hanno ricavata del Corano. Io dico allora, il Corano è una parola metà spirituale, metà condizione di vita, perché il musulmano è un uomo di famiglia e preghiera. Poi nel mondo il maligno è entrato in mezzo a loro e ha fatto che sono diventati fondamentalisti, sono diventati burattini del diavolo e dicendo che Allah è grande. Però quella è una strategia diabolica del nemico, mettere la religione contro il popolo musulmano, che è un popolo di pace. Infatti, io ti sto dicendo questo, perché il Corano non dice ammazzati per Allah e vai con 40 donne in cielo, come loro pensano. Quello è fanatismo, quello è vittimismo. La parola musulmana dice solo che un uomo di famiglia è un uomo di preghiera. Top. Questa. E guarda, io ti sto dicendo una cosa. Allora, che dice che quella pietra gigantesca nera, di colore nero, girano intorno, si bastonano addosso, girano intorno, si frustano addosso, oppure con le tuniche basse. Questa è una loro tradizione. Però loro girano alla Mecca intorno a qua milioni e milioni, perché guarda, la terza monoteista, religione monoteista, che è il musulmanesimo, insieme agli ottomani e agli ebrei, cioè a Gerusalemme, la cupola del falco, il terzo luogo di culto nel mondo dei musulmani. Hai capito? Comunque, Salvatore, c'è un detto musulmano che recitano loro, che dice: Allah è Dio e Maometto è il suo Dio. Sì, è un Dio della loro religione. Se non sbaglio. Non ci metterei la mano sul fuoco, aspetta, come parla? Allah è il loro Dio. Allah in arabo vuol dire Dio. Sì, nella loro religione sì. E Maometto è il loro profeta. In arabo Allah. Ascolto una cosa, ascolta un attimo, io ti sto mettendo. È come in inglese si dice God. Allora io non parlo più. E in arabo si dice Allah. Mi lasciate la facciata. Ma è così, la religione Francesca, dicono così, non è che dicono così. Mi fa finire, mia figlia ha 10 anni che è sposato con Marocchino, ti sta dicendo questo, io non difendo nessuno. Io ho uno sposo che non diciamo contro. Ascoltami, allora lì è 50%. 50 e 50, metà è araba e metà è musulmano. Allora se mi fai parlare arriviamo al tono. E tu mi sei di Marocchino. Signore mio, abbi misericordia di me. Ti sento, dimmi. Ma non mi dai tregua, mi fate diventare la lingua secca. Dai, parla, mi dai, parla. Mia figlia, 10 anni che con questo ragazzo qua, ok? Ok, suo papà è piccolino scuro, ma è una buona persona, è un bravissimo di famiglia. E la mamma è bionda, alta, con gli occhi verdi, è sempre della stessa razza, però sempre marocchina. Ha preso mia figlia, questo uomo qua è bellissimo, mio sposo. Io dico sposo perché vuol dire sposo di mia figlia, della mia razza, era mio sposo. Allora, il mio sposo è bello, alto, biondo, con gli occhi verdi, un bel ragazzo. Allora, lui fa 40 giorni prima, 40 giorni dopo di digiuno, ci mette la tonica prima di fare, prima di fare la sua preghiera, si fa la sua doccia, a casa si lava, si mette sul coso per terra, si mette là con il coso sulla testa, si mette a pregare. Per 40 giorni, 40 notti lui non mangia. La kippa. Allora lui non mangia, allora aspetta, alle 8 della mattina, dalle 9 della mattina mangia, alle 9 da sera, lui tutto il giorno è nel letto, non mangia, non beve, non niente, tutto da solo, sempre dentro una camera solo. Per 40 giorni, quando la sera 9:30 10 esce a mangiare,
dalle 9 fino alle 4 del mattino, poi dopo si deve fermare, dopo, fino al giorno dopo, del giorno dopo le 9 ancora non può toccare niente. Infatti mia figlia, quanto lui ha avuto tantissimi amici, quando lui fa Ramadan, mia figlia infatti la sera e mezzogiorno mattina lei esce da casa con il bambino perché lei va a scuola, oppure quando non va a scuola i mesi estivi lei va a mangiare al ristorante, va a mangiare fuori perché gli dispiace, perché non può sentire l'odore del mangiare, lei dispiace no mangiare lì, allora se ne va fuori. Lui non può bere neanche l'acqua, ma neanche bere. Ecco, una cosa soltanto che non lo fanno. Quella è proprio una cosa della loro fede, capite? Della loro... Appunto, però se detto dite una cosa solo che hanno di bello, guarda che io dico di bello. No, io ti stavo dicendo un'altra cosa, che o i marocchini, o i tunisini, o gli algerini, sono due, allora, sono al 50-50, parlano sia arabo che musulmano. Ma lo so, mio sposo sa tre lingue, lo so. Ma io non sto dicendo, sto dicendo. Io sto dicendo un'altra cosa, loro cosa hanno di bello che hanno rispetto per le persone anziane, hanno rispetto per i nonni, hanno rispetto per i bambini, hanno rispetto per le sue donne, proprio quelle che vanno le cose giuste, perché non dico che qua ci sono tutti perfetti, ci sono anche sbagliati, ma ce ne sono migliaia qua che abitano qua al mio paese. E ci sono quelli che amano proprio la propria moglie, vanno a lavorare, vanno alla sua casa, alla sua macchina, vanno i suoi bambini a scuola, ma sono toccati. E le vecchie, quando ti vedono, ti salutano, ti danno la mano. Io vedo loro in tanta occasione. E quando si mettono in preghiera qua, hanno fatto la moschea. Io dentro non ci sono mai entrata, ma neanche mia figlia. Ma ti ho detto, allora, loro studiando il Corano, quello è un modello di comportamento e di fede spirituale della loro religione. Sì, no, e quello viene proprio dal Ramadan, viene proprio dal Corano, quella loro educazione. È questo che ti facevo capire, ma sono proprio anche le donne sono educati. Io quando sono andata ancora un po' di anni fa in casa di mia figlia, quando abitava là, prima da fare la casa sua qua con suo marito, diciamo marito, perché sono accompagnati, non sono ancora sposati. Sono andata a casa sua, c'era il suo papà, no, perché quando entrano le donne sconosciute, diciamo, no, fra virgolette, c'è il marito che viene avanti, non la moglie. E allora il papà del marito di mia figlia ha fatto un tè grande, ho fatto il tè, voleva farmi mangiare i biscotti, roba col miele, roba loro in casa, roba buona, capito? Ci ha portato il tè di dolci lì a casa, la sua usanza. Ed è uscita sua sorella, ed è uscita sua mamma. E quanto mi ha visto, mi ha detto che sono bella, ha fatto, metto a mamma Angie, perché parla poco l'italiano loro, invece il suo marito e mia figlia, quando è venuto qua in Italia, aveva 5 anni e ne parla bene l'italiano, capito? E allora lui gli spiegava nella sua lingua, no? E lui mi traduceva a me, dice, è una bella tua mamma, non sembra tua mamma. E allora gli diceva anche quanti anni avevo, no? E allora non ci credevano, capito? Perché mi davano più giovane di quello che avevano, non pensavo che Angie era la mia figlia. E dopo col tempo sono andata una volta o due a casa sua, poi dopo non ci sono più andata, perché dopo mia figlia è venuta a abitare qua vicino di me, 2 chilometri alla sua casa. E allora non è che abitano lontano, però senza mia figlia io non mi permetterò mai di andare a casa loro, ma no, perché non voglio ne sono cattivi, perché loro hanno la sua religione e io la mia, capito? Però sono persone educati, maleducati. Angelo, posso aprire gli occhi adesso? Sì, che puoi aprire gli occhi. Adesso apri gli occhi. Angelo, non ti ho sentito. No, stavo ascoltando. Faccio, stavo ascoltando, ma anche prima non lo sentivo. A parte che avevo gli occhi chiusi, non vedevo niente. Lui quando stava pregando mi ha messo un'altra luce davanti agli occhi, mi cercando. Signore, Angelo, che cosa ho rivelato quando era passato? Parole, Signore. Dio ti ama, Salvatore.
Presto vedremo cose belle. Ma no, non posso parlare però, so solo che posso dire che Dio ci ama. Non c'era più. C'era più? E lo dico io che cos'era. Quella palla ha detto che visto tutte quelle stelle era la volta celeste. Era il mondo. La volta celeste era l'universo. No, l'universo era il mondo. Era tutta una palla, era il mondo. Sì, le stelle siamo. C'è la parola di Dio che tu credi come un granello di senape. Un angelo lo vedo molto molto sconvolto, angelo. Sì, Angelo lo vedo. No, non è sconvolto, è meravigliato. No, sconvolto, lo vedo. Oh, non so come definirlo, lo vedo diverso, eccola. E no, Scriveva Isaia, non posso i figli del parlare. folle erano i redenti del Signore. Dimmi, angelo. Sono lavato le loro vesti. Non posso Il sangue del parlare. Daniele. Non puoi parlare. Questa è la visione che ha dato a Giovanni. Ma che a Giovanni Angelo. ancora? Dove sei da io? La profeta Angelo. Isaia è del rotolo. Non E ci puoi saranno parlare. nuovi cieli e nuova terra. Angelo. Non puoi parlare. È sotto unzione. Infatti lo sto vedendo, ne manca la voce anche. Siamo Perché stanchi Dio ti ora. ha parlato profondamente quando tu hai Non finito faccio il tuo niente, letto sono sopra lui. tra i dolori. E i dolori tu? Sì, un po', ma io ce l'ho sempre. E se no, stavo bene. Grazie, lo so che Dio mi ama, ma anche te che sei presente. Io ce l'ho da la mattina appena mi alzo, sto proprio. Ma sì, ma tu quando ti alzi mi ci si pensare ai dolori, pensa di stare bene e stare su a fare il caffè, fatti un ballo come faccio io. Pensa, ma io mi faccio il caffè, ma ti sapevi quello che tribolo prima di farmi il Ma caffè, tu non e poi pensare sotto cosa sopra. frevole, non pensare cosa frevole. Oggi, stamattina, dopo 5 minuti, ho invocato il Signore. E la L'amore di giornata ha preso una piega. Dio no, Ha non preso una esiste. piega poi mi Mi deve ha preso. Ma ti alzare, fatti il assicuro che caffè. appena sveglio, quando mi tiro su, dopo 10 minuti comincio a vincere. Ascoltami, Ha dolori. se tu mi fai il WhatsApp io ti mando i cantici, amore, così tu ti senti le canzoni. Ti rilassaci, Amore, ti al marciapiede rilassaci. quello va avanti uguale. Ma Se lascia, quello no, non si se ferma, metti mano di Dio ti toglie anche quello. Ma sei finché il contento di Signore non non andare lo indietro con ferma, guarda, tutto finisce. I soldi finiscono, l'amore Grazie, che ci porti finisce. caffè bevi. Crema e gusto, già. No, no, Francesca, che ti vuole il caffè beve la mattina. Crema gusto. Io borbone, ma te la macchinetta, borbone. No, io crema gusto la faccio con la moca, ma c'ho anche la macchinetta, ma mi piace farlo con la moca perché voglio sentire il profumo. E quando sento il profumo sento la gioia nel cuore perché mi si investe tutta la casa dell'amore di Dio. Veramente usi crema e gusto?
Sì. Con buon profumo. Sì, io ho provato tutti qua, mi ho visto quello crema gusto faccia il sapore dolce più. Invece quello rosso è buono, ma quando lo bevi ti lascia un po' di brusco in bocca. Come un brusco in bocca, perché il crema giù, lì il crema gusto ci lascia un sapore dolce buono. Gesù ti ama. Amen. Facciamo un bel caffitto, Angelo. Vuoi bene una bella, bella tazza di caffè anche tu? Angelo, è una cosa meravigliosa in visione. È simile a quello che pensi. È una cosa meravigliosa in visione. Se non parla, lui lo sa. Sotto il sasso c'è il gambero. ha visto una cosa meravigliosa. E ha visto delle visioni molto belle. Il Signore ha parlato profondamente. Angelo. Ce ne andiamo. I guanciotti rossi. Ce ne andiamo a letto adesso. Ce ne andiamo a letto adesso. Sì. Il Signore ti ha messo anche parecchie persone a fianco per benedirti, per il fatto della clinica. Quando facevo il piastrellista, Angelo, 10 ore di lavoro. Quando aveva finito, era meno stanco di oggi. Lui non dice la sua, non è contento, Robby. Va bene. Ci salutiamo, va bene? Dio ci benedica nell'amore del Signore. A domani, va bene? Buonanotte Francesca, buonanotte Roberto, buonanotte Salvatore. Domani un altro giorno che il Signore ci benedirà. Dormite bene e buonanotte a tutti. Nelle live, che Dio ci benedica. A domani. Chi per la prima volta che mi conosce, basta che scrivete Angelo Piccone in Google o in YouTube e trovate tutto. Se poi scrivete direttamente www.gesulalucedelmondo.it è il mio sito, troverete tutto quello che non avete visto prima di adesso. Buonanotte, chiudo. Buonanotte. Buonanotte.